L'idea di questo film mi è venuta in mente perché stavo presentando un progetto di un altro lungometraggio. Questo professore della Bocconi mi ha detto: "Ma lo sai che esiste ancora un pastore che gira per Milano?" Io ho detto: "Oh, ho 30 anni, non ne ho mai sentito parlare, mi sembra strano." "No, no, c'è ancora." Io inizialmente pensavo che fosse un pecoraio con 4-5 pecore, insomma. "No, ne ha 1500," ho detto, "devo assolutamente incontrarlo, devo scoprire dov'è." Perché è bravissimo ad occultarsi, tant'è che dopo averlo conosciuto io lo chiamavo e gli dicevo: "Renato, dove sei?" Mi diceva: "Qui." Io andavo lì a vedere dove lui diceva che fosse e non c'era, sembrava Shrek, no? Inizialmente gli sono andato incontro e gli ho detto: "Guardi, io vorrei fare un film su di te." E lui mi ha detto: "No, vai via perché tu sei di Striscia la Notizia." Lo chiamavo 40 volte al giorno: "Ti prego, voglio fare un film su di te." "No, non ne voglio sapere niente." Fino a quando a un certo punto, in un moto d'orgoglio, mi dice: "Parla con mia moglie." Io ho detto: "Ma non può avere una moglie quest'uomo." Mi sembrava una cosa veramente assurda. E la moglie è compita, elegante, colta, la R-Mosce. Dico: "Non mi stanno prendendo in giro," ho pensato inizialmente. No, dopo un po' lei al telefono mi dice: "No, vabbè, dai, vieni a trovarci nel nostro ufficio." Chiaramente la situazione diventava sempre più surreale. Tant'è che poi ha anche aggiunto: "Ti daremo il nostro biglietto da visita." E nel frattempo io ero venuto a conoscenza, insomma, che i bambini della grande città non sanno nulla del mondo della pastorizia, della natura. Tant'è che nel film poi si vede quello che si avvicina di più al concetto di pastorizia, che assomiglia ad Arlecchino, quindi, insomma, e che le pecore servono a fare il budino. Ma in realtà l'idea delle pecore in Piazza del Duomo l'ho avuta veramente, lo so che queste cose sembrano un po' romantiche, però l'ho avuta. Una mattina mi sono svegliato e ho detto: "Ma perché non portiamo tutto il gregge in Piazza del Duomo?" Ma forse in realtà questa idea di questo mondo della tradizione incarnato da lui e questa tensione piccolo borghese che invece si porta appresso la moglie con i suoi figli, forse è anche il cuore stesso del film, nel senso che lui vive in un mondo che non gli appartiene più, perché porta in giro le pecore in una delle città più cementificate del mondo, e però continua ad essere un sognatore in qualche modo. Quindi è un po' un visionario, tant'è che io più di una volta in 6 mesi di conoscenze, un anno di riprese, gli ho chiesto più volte: "Ma perché non te ne vai, so, qua nella Lessinia?" E lui mi ha sempre risposto: "Siete voi che me ne..."